Francesco Lavela, gestore della Vela Beach Club, un bilancio dell'estate 2024. Un'estate iniziata un po' in sordina per le varie crisi anche atmosferiche, poi man mano è iniziata a riscaldarsi verso la fine di luglio, dove abbiamo avuto il clou proprio alla fine di luglio. Poi agosto è il nostro solito agosto che ci abituavamo a lavorare tutti i giorni. Abbiamo avuto dei piccoli problemi con queste ultime giornate con la tromba d'aria che c'è stata a Torre del Greco, ma ne siamo marinai abituati anche di peggio, quindi abbiamo rimboccato un po' tutti quanti le maniche, ci siamo dati una mano l'un l'altro e abbiamo rimesso tutti quanti i lidi a posto. La verità è che c'è stato un afflusso di molti francesi che sto notando. Non lo so per quale motivo, ho chiesto un po' a qualcuno. Qualcuno mi ha detto che sono venuti ad un matrimonio, altri che stanno in vacanza, ma comunque dobbiamo iniziare anche noi a imparare altre lingue come l'inglese, il francese, lo spagnolo, perché se continua così e la richiesta c'è, dobbiamo accogliere queste persone in una maniera giusta. Cosa potrebbe fare l'amministrazione per incentivare il flusso turistico? Allora, prima di tutto dobbiamo rifare questa litoranea, anche se dovrebbero iniziare dei lavori tra poco. Il mare, che è importantissimo, come dico io, il mare è blu, manchi solo tu, però in realtà molte volte il mare non è proprio blu. Quindi dei piccoli ritocchi a uno spettacolo vivente, perché il nostro lungomare è al centro del Golfo di Napoli, dove da Torre del Greco, sul nostro, riusciamo a vedere Capri, Ischia, Procida, Sorrento, il lungomare di Napoli. Quindi siamo al centro di un golfo che è uno dei golfi più belli d'Italia, se non del mondo. L'estate quando finisce qui a Torre del Greco? Allora, nel mio lido l'estate finisce il 30 settembre e poi, se il tempo mantiene, anche se tra virgolette non si potrebbe, il 4 ottobre siete tutti invitati al mio onomastico. Caffè per tutti, lettini per tutti e si fa un bagno tutti insieme per festeggiare San Francesco, e quindi poi ci salutiamo l'anno prossimo.